Ragazzi, buon pomeriggio a tutti e welcome back sul nostro canale. Oggi siamo stracontenti, abbiamo le nuove luci, vi faremo anche un video dedicato per il setup che sta migliorando giorno dopo giorno. Siamo veramente contenti della nostra nuova attrezzatura, che in realtà è solo una ring light, però noi siamo contenti lo stesso. Oggi faremo un video particolare, molto diverso dal solito. Sì. Però prima di iniziare vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale, di lasciare un like se questo video poi vi piacerà e di lasciarci anche qualche bel commento. Tantissimi di voi guardano il video, esattamente più del 70% guarda i nostri video e non si iscrive al canale. Dateci il vostro supporto, stiamo puntando ai 1000 iscritti per tirarvi fuori uno speciale e magari quando sarà possibile anche conoscerci. Per fare la sbracciolata, ragazzi. Oggi abbiamo puntato sull'utilità, quindi noi, come ci avete già chiesto nel video delle domande, se non l'hai visto lo trovi qua, ci alleniamo, quindi cerchiamo di seguire uno stile di vita attivo. Visto che le palestre sono chiuse ormai da mesi e tanti, come me purtroppo, hanno perso mesi e mesi di abbonamenti pagati, abbiamo deciso di farvi vedere come potete costruire una palestra fai da te. Oggi ne vedrete solo un pezzetto, poi piano piano, se questo topic vi piace, vi faremo vedere anche come abbiamo creato tutto il resto e vi faremo vedere la nostra home gym. A 20 like vi facciamo vedere la nostra home gym. Esatto, quindi metti subito like a questo video. Ora ci andiamo subito a cambiare. Eccoci! Adesso cambiamo postazione e poi vi facciamo vedere tutto l'occorrente che ci serve per creare i dischi per la home gym. Ora vi mostriamo tutto l'occorrente che vi servirà per fare dei dischi in calcestruzzo, più comunemente chiamato cemento. Vi serviranno degli stampi, dei secchi da 5 litri, sono molto molto piccoli. Con questi io ho fatto in passato i dischi da 5 kg, ve li sconsiglio perché vengono molto molto alti. Andrò a fare i 2,5 perché abbiamo bisogno di mezze misure. Al centro avevo attaccato un tubo in ferro con del silicone, dovrebbe essere un foro da 50, volendo lo potete fare anche in base al bilanciere, se avete un bilanciere olimpionico fate il foro da 50 mm. Vi sconsiglio di farlo di ferro perché io questi li ho tagliati da un tubo intero di ferro. Vi consiglio invece di comprare un tubo magari in PVC, in plastica quella bella dura. Ve li fate tagliare, ve li fate fare su misura che vanno benissimo lo stesso. Oltre a questo, che cosa vi servirà? Noi faremo due dischi, in questo caso da 2,5, e un disco da 20 o 25 kg. Evito di alzarlo troppo, altrimenti stacchiamo anche questo. Però è una bacinella con un diametro di 45 cm, tagliata, perché altrimenti erano le classiche bacinelle che sotto si stringono, così che ho mantenuto tutta la parte larga, l'ho sigillata bene con il silicone e ci ho messo anche delle viti su una base in legno, così che poi quando è finito stacco direttamente lo stampo e mi resta il disco qua. L'unica cosa in più che al momento non abbiamo da mostrarvi è la retina, che vi faremo vedere domani perché domani andremo a preparare il tutto per armare i dischi. Se non li armate, se vi cadono, li spaccate praticamente subito. Per quanto riguarda il calcestruzzo, vi serviranno cemento, ovviamente. Io ho preso, per i più esperti che lo volete prendere così, è un 4,25, quello un pochettino più rigido. Abbiamo preso la sabbia, perché ovviamente solo cemento non si fa, sabbia normalissima. Ne ho prese di due qualità, una un pochettino più fine e una un pochettino più grossolana. Precisamente una 0,3 quella fina e una 0,6 quella un pochettino più grossolana, sempre per chi lavora in cava. Non metterò la ghiaia perché i dischi sono fini, non mi va che escano sassi grossi dal disco. Avrete bisogno anche di una bilancia per sapere da quanto vengono questi dischi. Altrimenti poi a stampo finito scoprite che uno pesa più dell'altro, vi assicuro che non è piacevole. Io devo dire che è la prima volta che vedo una cosa del genere, infatti Elia mi ha chiesto di aiutarlo, vedo l'ora che finiscano, perché io li ho già visti fatti da Elia,
quindi so già come verranno, però vedere proprio tutto il procedimento e poi vederli finiti è tutta un'altra cosa, quindi sono molto curiosa. A domani. A domani, per voi sarà un secondo, per noi mezza giornata, ciao. Siamo tornati, o meglio, ecco, con Elia, ma... Ok. Siamo tornati. Ieri sera poi, subito dopo la registrazione del video, Elia ha trovato anche la retina, quella che serve proprio per armare il cemento. Okay, abbiamo preso cemento. Una rete di quelle, non so se si chiamano reti elettrosaldate, queste comunque le abbiamo semplicemente tagliate perché è un blocco largo e ci abbiamo fatto tutti questi pezzi, sì. E abbiamo anche costruito delle piccolissime strutture, poi vi farò vedere quella, anzi ve la faccio vedere ora, quella per il disco da 25 kg l'ho fatta proprio come fosse, diciamo, una gabbia quasi a forma di disco, quindi poi questa sarà inserita dentro e credo che verrà molto molto bene. Adesso impastiamo il cemento. Vogliamo cambiare prospettiva? Sì. Ok. Adesso impastiamo il cemento. Elia mi ha detto che devo girare e mescolare 8 kg di sabbia fina, 8 kg di sabbia erta, spessa, bella, potente, 8 kg di questo cemento che è calcestruzzo è quello che viene dopo, mi ha spiegato Elia. Comunque quando ti ho conosciuto, mamma, non avrei mai immaginato di dover fare una cosa del genere. Vi diciamo bene o male quello che bene abbiamo male. Speso, bene, quello che abbiamo speso, quello che ho speso per fare questi dischi. Il cemento vi costa, perlomeno quello che l'ho pagato io, 4 kg ogni 25 kg di cemento. 4 kg, vi costerà 4 euro ogni 25 kg, quindi non lo sbatte. Ogni sacchetta. Con una sacchetta ci faremo 80 kg di pesi. La sabbia costa ancora meno, i secchi che avete visto prima che sono da una quindicina di chili, anche qualcosina in più, li ho pagati direttamente nella cava 50 centesimi a secchio, quindi siamo a quota 5 euro per tutto il materiale. La secchia in plastica che utilizzeremo per lo stampo l'ho pagata 6 euro, il tubo di ferro lo avevo. Magari se vi fate fare i tubi in PVC per fare i fori centrali dei dischi, spendete qualcosina in più, ragazzi, ma a dischi finiti io penso che... Momento interruzione, vi parla l'Elia dal futuro, sto editando il video visto che sono stato più che impreciso con i prezzi, così li ho calcolati proprio per darvi un punto di riferimento vero e proprio. Una sacchetta di cemento da 25 kg vi costa 4 euro, due secchi di sabbia vi costano 1 euro, la rete per fare l'armatura interna 3 metri per 2, 7 euro, un metro di tubo in PVC vi costa circa 2 euro. Quindi con un 14 euro ci fate più o meno 100 kg di dischi. Se volete arrotondare a 15 per il gasolio, la benzina della macchina che avete usato per prendere i materiali, 15 euro 100 kg di dischi. Meno lontanamente paragonabili al prezzo dei dischi normali, ovvio, non sono dischi in ghisa, non sono dischi gommati, niente del genere, però riuscite a farci quello che serve, per cui per adattarsi un attimino a questo momento, magari non tutti quelli che ci stanno guardando hanno voglia di spendere X euro per farsi un home gym, questa è una pratica alternativa. Comunque guardate con quanta maestria sta. Io non sono un grande esperto di impasti in cemento, però quello che ho capito, comunque quello che mi hanno consigliato, è di mettere pian piano l'acqua e metterla al centro, un po' quando, come quando si fa la fontanella in cucina per fare impastare a mano, no? Il pane, la pizza, le crostate, i dolci. Piano piano impastiamo e facciamo. Adesso ho un secchietto da, sì, questo era da 4 litri, quindi ci saranno 3 litri d'acqua dentro. Mi ricorda come quando da bambina trovavo i vermi a scuola. Abbiamo fatto un sacco di storie, ragazzi, quindi se non ci seguite ancora sui social fatelo subito, così adesso che potrete essere aggiornati ancora prima sui video che usciranno.
pesiamo un attimo. Sì. 26, andiamo. Aspetta, aspetta. E porco! Bravo, amore. Oh, raga, io sta cosa non l'ho fatta mai, eh. Cioè, qui anche il premio, cioè, ci vuole un minimo di riconoscimento, di riconoscenza, cioè. Lui l'ha fatto già. Io l'ho fatto una volta. Io no. Io mai, nella vita. La vita! Dammi 30 kg e vai! Bravo! Abbiamo 30 kg e 85. Adesso puoi impastare. E vai! Aia. Io ragazzi guardo perché questa è assatanata. Pensate quello che può essere vivere di fianco a una donna così. Che vuol dire? Niente. Facciamo un po'. Allora io faccio questo lato. E tu fai quest'altro. Tieni. Adesso tocca a te. Sposto, raga. Aspetta, pazienza. Ecco. Oh, bella questa prospettiva. Ciao. Impastando tutto ciò si bruciano centinaia di migliaia di calorie. Pranzo di Natale, no, l'ho bruciato. Ma qui mica cazzi. Al di là dei dischi che vi servono, divertente, fate queste cose, siate un po' creativi, lavorate di creatività, che vi fa bene anche per attivare il metabolismo. Il cervello, no? Il metabolismo, certo, se non siete creativi il metabolismo va solo a metà. Che ve ne fare? Bella, eh? L'impasto, ragazzi, è fatto. Noi lo guardiamo ad occhio, quindi deve essere non troppo morbido, ma nemmeno troppo duro. La densità più o meno è questa. Mi raccomando, pesate prima gli stampi, perché poi magari non riuscite a fare la tara con le bilance, e poi fate la gettata. Ci mettiamo un po' di grasso, olio, e poi con un pennellino lo spargete sotto. Non vi preoccupare, non vi rovina il disco, anzi sono venuti belli lisci l'altra volta. Una volta oliato andiamo ad iniziare a versare il cemento. Andiamo ad armare il disco, questa armatura su misura artigianale, fatta con tanto amore. Adesso dobbiamo fare un'altra coppia di dischi da 2 kg. Da 2 kg e mezzo l'uno. Ok, 2 kg e mezzo. Racconta qualcosa ai nostri iscritti. Cosa posso raccontare? Convincili ad iscriversi al nostro canale. Dagli 3 buoni motivi per iscriversi allora, al nostro canale. Allora, vi do 3 buoni motivi per iscrivervi al nostro canale. 1. Siamo simpatici. Molto, sì. Soprattutto sì. 2. Guardate i capelli. 2. Siamo sinceri. Penso che più sinceri di così non lo so. 3. Facciamo la stracciolata se arriviamo a 1000 iscritti. Quindi i motivi. Poi vabbè, amiamo mangiare, amiamo viaggiare. Siamo anche migliori amici. Chi? Siamo anche migliori amici. Io e te. Ah, certo. Siamo anche migliori amici, condividiamo un sacco di cose, quindi, cioè praticamente tutto, quindi per farvi i cavoli nostri, venire praticamente con noi ogni volta e divertirvi un pochettino e anche imparare come fare dei dischi da soli. Poi vi faremo vedere anche
come fare una panca, se volete gli allenamenti, solo che gli allenamenti azzurra sono un po' pesantini, quindi non so se possiamo portarli. Santa pazienza. Santa pazienza, lo dico io. Quant'è? 2,70. Madonna, precisissimo. Che carino, com'è piccolo questo. Finalmente un disco che si può chiamare disco. Dopo vi faccio vedere i dischi da 15 kg che ho fatto l'ultima volta, che sono molto molto proporzionati con le dimensioni della mia bontà. Una volta che i dischi sono finiti, Elia mi ha appena detto che dobbiamo aspettare un paio di giorni affinché tutta la, diciamo, tutta la tutto il composto si solidifichi. Dopodiché dobbiamo staccare i dischi, che tanto una volta solidi si staccano praticamente da soli, e poi ve li facciamo vedere. Questo è il mio bambinello, doveva essere un disco da 15 kg, ovviamente mi sono regolato col diametro più o meno di un disco standard, ma il cemento, ragazzi, pesa molto meno della ghisa a livello di peso specifico, e quindi è venuto molto largo. Questo è largo quasi 15 cm, quindi vi ingombra un po' sul bilanciere, però ci potete spingere lo stesso. Com'è polveroso. Parli tu, eh? Ah, io? Sì. Eccolo. Eccoci tornati! Vi facciamo vedere i dischi finiti. Finiti. E abbiamo aspettato quanto? 2 giorni? 2 giorni, sì. Vi consigliamo 2 giorni perché in un giorno si asciugano, però se volete stare belli tranquilli, 2 giorni almeno prima dell'utilizzo. Vedrete qua anche qualche clip di quando stacchiamo i dischi. Se li mettete nei secchi non abbiate paura, sbattete i secchi a terra e poi i dischi scendono, magari mettete qualcosa di morbido sotto ma non si spezzano. E invece l'altro, il disco da 25, è stato proprio comodo perché abbiamo smontato tutta la ciotolina sopra e il disco è rimasto lì, quindi l'abbiamo preso. Il risultato finale è questo, quindi questo qua è il disco che doveva essere da 2,5 kg, in realtà è un disco da 2,25 kg. Ovviamente è abbastanza grezza come cosa, però dandogli una pulita, la pecca del cemento è che fa polvere, ma noi andremo sicuramente o a verniciarlo se tiene, magari con un trasparente o un colorato, e poi eventualmente metteremo proprio del nastro per coprirlo completamente. Siamo molto soddisfatti. Beh, questo. C'è anche da dire che comunque sono dischi fatti in casa, cioè abbiamo cominciato il video dicendo proprio per una home gym in casa, una persona che magari in questo periodo comunque di lockdown eccetera, palestre chiuse, se vuole proprio improvvisarsi al posto che spendere 300 euro di dischi, anche perché se li fa. Noi ragazzi con il prezzo di veramente 2 dischi da 2 kg abbiamo fatto tutti i dischi. Ora, il disco a 25 è leggermente deformato perché comunque la conca dove l'abbiamo stampato è morbida, quindi non era perfettamente dritta, però il sotto è perfettamente dritto, è quello che ci interessa. Tranquilla! Questo è il nostro disco da 25 kg. Come potete vedere c'è anche scritto stampato. 25, è davvero pesante. Siamo bello. Contenti perché sembrerà molto spesso dalla camera, in realtà non è poi così spesso, è quasi come una ruota di un carro. Non si regge in piedi perché la conca è appunto una conca, però noi ci mettiamo un apposito piedino per mostrarvelo in tutta la sua gioia e bellezza. Il problema principale dei dischi in cemento, ho visto anche altri ragazzi che l'hanno fatto, è che vengono veramente veramente alti, enormi, e quindi come il disco da 15, com'è polveroso. Questo è venuto abbastanza stretto perché sono 9 cm esatti. Ovviamente è alto, sono 39 cm, quindi è un pochino più ampio a livello di diametro di un disco standard che dovrebbe essere sui 35, adesso non lo so con precisione. Ma per quello che dobbiamo farci noi è ottimale perché non ruba molto spazio al bilanciere ma mi dà tanto peso. Sì. Perché già a partire con questo più il bilanciere sono 57 kg che di base sono buoni. Siamo giunti al termine. Se questo video ottiene 20 like,
quindi bei pollicioni in su. Vi facciamo vedere nel prossimo video la palestra sempre home gym, fai da te, e in più facciamo anche un allenamento insieme, quindi vi facciamo vedere anche un allenamento in coppia qui in garage. Sì. Commentate sotto questo video e fateci sapere se siete interessati anche a vedere i manubri fai da te. Anche perché i manubri non li abbiamo, fanno molto molto sì. comodo, per cui faremo anche i manubri. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, non dimenticatelo, a 1000 iscritti sempre sbraciolata e seguiteci sempre sui social, The Italian Couple 24, Azzuotta e Elia Spuri. Poi tutto qui sotto. A presto. Ciao ciao.